Siamo qui alla Fiera del Romance 2020, la versione virtuale. Sono Claudio Secci, fondatore del collettivo Scrittori Uniti e ho il piacere di avere per questo nuovo tratto di fiera, ovviamente la madrina della manifestazione, Jessica Maccario, che saluto. Ciao, grazie Claudio, ciao. E abbiamo il piacerissimo, direi, di avere Cristina Origone. Ciao Cristina. Ciao, ciao a tutti. Cristina, che sto imparando a conoscere meglio in questa fiera, l'avevo già conosciuta a Sestri Levante. Cristina, una grande rivelazione per me, per quanto lei fosse già molto conosciuta, adesso rimedierò andandomi a comprare e leggere un po' di suoi libri. Quindi ho scoperto che scrive e legge da tantissimo tempo, quasi 20 anni, e ha una collezione di pubblicazioni pazzesca, tra le quali contiamo almeno 14 pubblicazioni e decine di racconti. Ma, cosa ancora più particolare, una trasversalità pazzesca sui generi, perché comunque spazia dai thriller ai romantic suspense, ai rosa, cioè un bagaglio veramente infinito. È anche componente del blog Opinioni Librose, ricordiamo sempre di Monica Rosina Sorrenti, che saluto con affetto. Insomma, tantissime cose di cui parlare, ci vorrebbero delle ore, anzi ti vorrei poi magari in un'intervista dove possiamo approfondire magari di più su alcuni tuoi libri e su alcuni tuoi aspetti, ma nel frattempo ovviamente ci dobbiamo concentrare sul libro che porti oggi, un libro molto particolare perché intanto perché la protagonista è una militare, un libro ambientato a Saint-Tropez, un libro comunque non tipicamente rosa, ma ascendente romantic suspense, quindi comunque un libro che ha delle venature di thriller all'interno, quindi ci fa anche capire questa tua attitudine. Il thriller va bene, ma piuttosto che continuare ad annoiarvi, vi faccio direttamente raccontare da Cristina in un paio di minuti che cosa troveremo all'interno di questo bellissimo. Certo, allora, intanto la protagonista, appunto come dicevi tu, è una protagonista che lavora nel campo militare, ha scelto la carriera militare. La protagonista si chiama Luce, lei è una tenente di vascello della Marina Militare, appunto, però per un motivo che adesso non spiego per non fare spoiler, viene cacciata, tra virgolette, dalla Marina e quindi si ritrova a Saint-Tropez a, diciamo, fare un altro lavoro, guida degli yacht di lusso e porta in giro i turisti. E qui incontra un giornalista che si chiama Tommaso e c'è un incontro-scontro fra loro due e da lì si partirà un po' alla ricerca. Lui, preso diciamo da questa donna molto sicura, molto decisa, rimane affascinato, però inizia poi a scoprire delle cose che riguardano il suo passato per cui vuole far luce, facendo tra virgolette come il nome della protagonista, su quello che le è accaduto realmente durante un'operazione che ha condotto qui in Sicilia. Bene, Questa, ci Jessica. sarà poi uno scontro, diciamo, fra di loro subito, poi in realtà nascerà una forte passione, si ritroveranno a dover scappare, inseguiti da persone che comunque vogliono qualcosa che ha luce, per cui inizieranno a conoscersi e si innamoreranno ovviamente uno dell'altra e in qualche modo riscopriranno una parte di loro stessi. Quindi c'è della suspense, ma c'è anche molta passione, anche un po' di erotismo volendo e soprattutto il protagonista maschile è un personaggio un po', diciamo, un po' diverso dai soliti, perché comunque è affascinante, bello, però nello stesso tempo volevo qualcuno che non fosse perfetto e quindi ha un difetto fisico, ma ha anche dei problemi suoi personali perché è molto in competizione col padre, perché il padre è un giornalista d'inchiesta, mentre lui è un giornalista di gossip, per cui sai, sente questa forte Bella competizione intrigata, come trama, bella chicca, abbastanza. ci sono Sì, tanti abbastanza. elementi. Sì, Jessica. va bene. Allora, visto che tu sei comunque da anni in questo ambito culturale, volevo chiederti un po', come diciamo, vivi, la promozione sui social, visto che comunque io ti vedo che tu sei abbastanza attiva, rispetto invece a una promozione in fiera, perché comunque hai avuto la possibilità anche di girare abbastanza.
Certo, sì. Allora, sì, quando ho iniziato io, appunto, non c'erano i social, per cui era tutto in libreria, le fiere, ed era sicuramente molto, molto bello, perché comunque si ha il contatto umano con le persone, riesci comunque veramente a interagire, a conoscere persone di persona proprio, quindi sicuramente era un altro modo di promuovere il romanzo. Però i social effettivamente ti danno molta visibilità, è più facile diciamo entrare in contatto con i lettori. Una volta, sai, le presentazioni magari venivano anche 10 persone e poi basta, invece in realtà il social ti dà proprio la possibilità di arrivare a molte molte più persone. È sicuramente come più facile, ad esempio poco. Questa fiera. Esatto, che è una bellissima iniziativa e ti dà veramente tanta visibilità. Infatti io quando ho iniziato a pubblicare sui social, quando ho iniziato a pubblicare che appunto c'erano i social, molti non mi conoscevano giustamente, perché comunque magari era più conosciuta un'autrice self di me che magari pubblico da più tempo, ma perché proprio loro, essendo nate magari proprio dal social, è più facile farsi conoscere. Io invece ho un altro percorso, ecco, quindi non... Sono due strade un po' diverse, però secondo me tutte e due affascinanti. Io Cristina, se dovessimo raccontare ai tuoi fans che ti stanno ascoltando un aneddoto particolare mai detto prima, ce l'hai in esclusiva per noi. Certo, allora, mentre appena ho finito di scrivere questo romanzo, era maggio dell'anno scorso, e a giugno c'è stato quel caso della capitana, che ricorderete tutti, di Carola, che è stata, diciamo, poi arrestata, tra virgolette, perché aveva infranto le leggi, no? Salvando quei migranti in mare. Il mio romanzo inizia esattamente così. Inizia esattamente in questo modo. La mia Luce viene comunque cacciata dalla marina perché non ha infranto delle regole proprio durante un salvataggio di migranti. Quindi quando è successo, io mi ricordo, l'avevo fatto leggere un'altra mia amica, una premonizione non è possibile. Infatti poi tutti parlavano di questa capitana e io ogni volta pensavo alla mia Luce. Poi ovvio è tutta un'altra storia, però lo spunto è stato, cioè, è stata una premonizione effettivamente. Sì, è stato un po' scioccante, ecco. Benissimo. Hai da mostrarci il libro, qualche segnalibro? Ho dei segnalibri, però non di questo romanzo, ma del romanzo precedente, che sono molto... Va benissimo. Guarda, in questo periodo è tutto prezioso. Sì, infatti. E quindi questo è il romanzo, e quindi poi darò questi segnalibri, che è un romanzo, una rana in valigia, un romanzo romance carino. Molto bene. Jessica. Ok. Allora io ti faccio i complimenti e so anche che questo, tra l'altro, è stato il primo romanzo della Dre Edizioni nella collana Romance Suspense. Sì, esatto, sì. Esatto, quindi io seguo anche la Dre Edizioni, ha sempre dei rosa comunque molto interessanti. Quindi niente, ti faccio un in bocca al lupo per la tua carriera, perché sono sicura che stai già scrivendo altri romanzi. Sì, sicuramente. Sì, è così. Hai altre curiosità da dirci su un futuro romanzo che arriverà? Guarda, uscirò penso in autunno con un giallo rosa, molto carino, con una protagonista anche lei un po' che scrive gialli di notte, però fa una conduttrice televisiva, ecco, vi posso dire questo. Bene, ci aspetta un altro bel romanzo imprevedibile. Va bene, allora Cristina, grazie per la tua simpatia, e veramente sei stata una sorpresa, e approfondirò riguardo la tua bibliografia, perché sembri, ma lo sei certamente, un'autrice di bagaglio, e quindi mi hai incuriosito. Okay? Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao, ciao. Per essere stati qui, ciao. E ci vediamo alle prossime interviste. Ciao a tutti. Ciao Cristina. Ciao, ciao. Ciao.